È stata la storia di Ugo Piselli, aretino internato due volte nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945, la storia simbolo di questa giornata della memoria aretina. In prefettura è stata consegnata la medaglia d'onore ai familiari, mentre nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo c'è stato un incontro che ha visto l'intervento di Tiziana Nocentini, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, su memoria e Shoah, mentre Camillo Brezzi, direttore scientifico dell'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, è intervenuto sul tema La memoria attraverso i diari Slomo Venezia, un incontro al quale hanno partecipato docenti e studenti degli istituti superiori aretini. Shoah, il termine Shoah significa annientamento e solo successivamente verrà coniata la parola Olocausto. Quindi era l'annientamento di una razza non solo in Germania ma in tutta Europa, infatti è un fenomeno europeo. Dobbiamo tener conto, come lei ha già accennato, che questi fatti di rappresaglie, di sterminio sono avvenute tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale, hanno coinvolto gli armeni. Dagli anni 70 fino agli anni 90 pensiamo appunto agli Hutu in Ruanda che si sono ribellati alla minoranza Tutsi e quindi anche qui è stato appunto praticata un genocidio, quindi sono stati sterminati. Diciamo che ci rende anche sentire delle testimonianze in modo diretto, ci porta delle immagini alla mente, e quindi questo rende il tutto più suggestivo e anche forse ci fa rendere meglio conto di quello che è stato il dramma universale della Shoah, insomma. Ed è fondamentale appunto cercare di abbattere queste barriere che continuano ad essere alzate e che restano appunto, che restano alzate perché sono veramente delle cose cioè, inutili, inumane e veramente inammissibili, soprattutto dopo quello che è successo, dopo tutti gli esempi che abbiamo nella nostra storia, sia comunque come nazione, come Italia, nella storia d'Italia o comunque nella storia di tutto il genere umano. Nel contempo, una delegazione di Arezzo guidata dall'assessore Stefania Magi è andata ad Auschwitz in occasione della cerimonia ad Auschwitz per il Giorno della Memoria. Arezzo è l'unico comune italiano gemellato con quello polacco e ogni anno partecipa proprio per questo alle cerimonie ufficiali per ricordare l'Olocausto.